Complimenti, complimenti, complimenti veramente per la sua veneranda età. Si mantenga sempre così, carissimo albero. Vedo che salve, lei è ancora amici ed amiche di bravo, Miss bravo, 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 e bravo, dottor Book. Bravo, veramente bravo. Buongiorno, saluto. Dottor Book, buongiorno anche a lei. Sì, mi scusi un attimo, mi ha interrotto la mia collega, devo un attimo spostarmi. Abbiamo la trasmissione da iniziare, ma con chi sta parlando questa volta, dottor Book? Stavo parlando con Solimano, il mio amico e albero. È il mio amico albero. Lui. Ah, vabbè, sto parlando con Albero, sai che gli alberi ci possono raccontare delle storie veramente meravigliose. No, esattamente, no. Sono delle vere e proprie memorie vegetali. Deve sapere che ci sono alberi di 500, 1000 anni, non è vero? Non è vero, non è vero, Solimano? Anche tu hai una bella età, abbastanza ragionevole, bella, insomma. Sì, lei però sta superando ogni limite, ogni limite. Non è possibile, adesso parla anche con gli alberi. Non solo parlo con gli alberi, ma anche li ascolto, vede? Sì. Cos'ha? Oh, ho capito, pensi che questo albero è un vero tesoro di memorie. No, e sì. Che cosa le ha raccontato questa volta? Ha raccontato tantissime, pensa sì. Che le sue fronde si sono addirittura riposati eserciti. Sì. Ci sono stati degli innamorati che si sono baciati, è nato anche veramente un idillio all'ombra di questo albero. E tutto questo gliel'ha raccontato Solimano? Solimano. Solimano. Solimano si chiama? Solimano. Sì, vabbè, esatto. Vabbè, ecco, mi ha detto che ha avuto anche nonni, bisnonni e via dicendo, che hanno visto, sono stati testimoni di vicende storiche incredibili e anche di vicende, anche di piccole storie private. E magari le ha raccontato anche qualche barzelletta? Ah, qualche barzelletta? Sì, qualche barzelletta. Sentiamo. Allora, siamo pronti a tutto. Sa? La posso raccontare? La posso raccontare? Sì, la posso raccontare. Vada, dottor Book. Sa, per esempio, come fa un albero maschio a conquistare un albero femmina? No, non lo so, dottor Book. La corteccia. Ma insomma, cerchiamo di essere seri, dottor Book. Me l'ha detto lui, è la corteccia, né più né meno. I nostri amici non sono saggi, scusami, mi dicono che gli alberi sono molto saggi. Sono saggi assolutamente, ma hanno anche quel senso di ironia che permette a loro di passare inverni freddissimi e anche estati siccitose, veramente. Tanto è vero, danno anche dei consigli loro. Danno anche dei consigli. Per esempio, quest'albero ha avuto un alberetto piantato vicino a lui. No? Sì. E gli ha detto che si arrabbiava spesso perché i bambini addirittura si sedevano sulle sue radici, giocavano con la sua corteccia e via dicendo. E sai cosa ha detto quest'albero saggio, questo giovane albero? Ha detto: non ti inalberare, Dopo questa battuta possiamo proseguire puntata, sì, dottor Book. Ma il nostro pubblico sarà curioso di sentire questi altri aneddoti del suo amico Solimano? Io penso di sì. Pensi, un ricordo del mio amico Solimano. Tanti anni fa si ricordava addirittura di una bambina che sotto le sue fronde giocava con il cerchio. Ma che romantico! Correva, sì. Aveva una palla. Simpatico questo Solimano, sì. Tanto, sì, veramente. Sì, sì. Ecco, si ricordava di questa bambina. E come si chiamava questa bambina? Era la sorella della Vispa Teresa. E come si chiamava questa? Non posso dirlo. Vabbè, è un segreto, scusa, no, stiamo dicendo. Giocava con il cerchio. Va bene, dottor Book, tanti ho capito, ma come si chiamava questa bambina? Con le bambole, tanti anni fa. Dottor Book, come si chiamava? Abbia il coraggio di dirlo. Che coraggio? Abbia il coraggio di dirlo. So solo le iniziali. MP. Sigla. Oh mamma mia, vedo un gattaccio. Oh che paura, resto di ghiaccio. Topino, scappa quello di papà. Bene, Topino, se l'è cavata. Ma Topicione, che gran bravata. Non si spaventano così i topini. Sono così teneri, così carini. Quanto a papparseli, non è elegante. Diciamolo, è bruttissimo. E se un bel giorno toccassi a te? Se ti pappassero come un bignè? Forza, ti ho detto, molli il sorcetto. Ti verso il latte, so che ti piace. Purché i topini li lasci in pace. E quando tutto l'avrai bevuto? Dirò la storia di un gatto astuto. Sto in montagna fra gli orsi e i lupi. E non si sogna di mangiar topi. Perché la favola sembra una festa? Te la leggiamo una riga a testa. Strizza le orecchie, stai zitto e ascolta. Così comincia. C'era una volta. E pensate un po' che il nostro primo libro parla di una quercia che in molti casi si chiama rovere. Prego. Che bel cielo azzurro, papi. Andiamo nel bosco. Book ha voglia di una passeggiata. Mentre tu cerchi i funghi, io lo faccio correre. Va bene, piccola. Avvisa la mamma e poi andiamo. Book è un meticcio di media taglia, col pelo non troppo lungo. Lo hanno preso al canile. È stato un colpo di fulmine.
era là, accucciato, con le orecchie basse, la testa sulle zampe e gli occhi tristi. Quando Ale si era avvicinata, attirata dalla macchia nera che gli circondava un occhio, le aveva rivolto quello sguardo. Ale non aveva più voluto nessun altro cane. Voleva portarselo a casa, proprio lui, solo lui, e aveva già il nome, Book, come bucaniere, che ricordava un po' i pirati, con la benda sull'occhio. Ale, Book e il papà camminano di buon passo. L'uomo respira a fondo il profumo dell'erba bagnata e così gli pare anche quello un po' più amaro, quasi ammuffito dei funghi. Raggiunta una radura, si infila sotto il grande albero. Ale, resta nei paraggi, tenendo questa vecchia quercia come riferimento. Io faccio un giro e poi torno. Tu intanto fai correre Book. Ok. Risponde Ale, togliendo il guinzaglio al cane. Si avvicina al tronco dell'albero, si sfila lo zainetto e guarda Book infilarsi tra i cespugli al margine del bosco. Non sono mica vecchio. Non c'è nessuno là intorno. La voce così profonda e allegra sembra venire proprio dall'albero. Ma com'è possibile? Si chiede la bambina. E poi ad alta voce. Anche tu parli. A volte, soprattutto coi bambini che hanno voglia di ascoltarmi. Come ti chiami? Ale appoggia la mano al tronco. E quanti anni hai? Sono una quercia, per la precisione. Un rovere. Io ho solo 140 anni. Beh, nonno Piero di anni ne ha 90 ed è il più vecchio del suo paese. Io sono Alessandra, ma tutti mi chiamano Ale. Sì, noi roveri e anche tanti altri alberi viviamo più a lungo di voi, molto più a lungo. Mio padre ha 250 anni e mio nonno è ancora vivo. Però... esclama Ale e intanto si appoggia con le spalle al tronco che le sembra vibrare. Chiude gli occhi e pensa che l'albero è vivo e quel pensiero le mette allegria. Spostati qui all'ombra, quella grossa radice può farti da sedile. Rovere ha una voce profonda e gentile, simile all'organo di una chiesa. Ma se mi siedo sulla radice, senti male? No, perché è ricoperta di una corazza. Una corazza? Sì, la corteccia. È fortissima, sai, ci protegge dal freddo, dal vento, dai funghi che tentano di entrare nel tronco, dagli insetti che vogliono mangiarne la linfa. È molto buona. Ale si avvicina alla radice. Sembra un grosso serpente che si infila nel muschio e sparisce nel terreno. Un tempo qui veniva un vecchio forestale, si sdraiava all'ombra e appoggiava la testa proprio sulla radice dove sei seduta tu. In pochi secondi si addormentava e dormiva per un quarto d'ora. Poi ripartiva ben riposato. Mi chiamava il rovere del sogno. Anche il mio papà fa così, risponde Ale sorridendo. Lui dice che non dorme, che chiude solo un attimo gli occhi. Gli alberi non dormono mai, vero? Sì, invece. E poi di buon mattino un segnale ci scuote. Il primo raggio di luce dell'alba colpisce i rami più bassi ed è come il suono di una sveglia. E voi cosa fate? Vi stiracchiate? Chiede Ale ridacchiando. Ma in un certo senso. Richiamo l'acqua che si trova dentro il mio legno, la mando in giro per il tronco fino alle foglie e loro aprono gli stomi. Guarda, guarda una mia foglia. Se la osservi con una lente vedrai dei piccoli fori. Sono gli stomi, piccole bocche che si aprono e si chiudono per respirare. Ale gira tra le mani la foglia e immagina l'aria che entra ed esce dai forellini. Vorrebbe chiedere a Rovere dove ha i polmoni, ma le interessa di più un'altra cosa. Prima hai detto che gli alberi parlano con i bambini. Qualche volta, precisa Rovere. E con gli altri alberi? Noi piante non siamo insensibili come pensano gli uomini. Per dirtene una, fra di noi ci aiutiamo. Ma come fai ad aiutare gli altri se sei immobile in questo posto da quando sei nata? Esclama Ale. La quercia rimane in ascolto del vento tra le sue fronde. Come raccontare a questa bimba così curiosa e simpatica cose che non si vedono? Beh. Amici ed amiche, se volete sapere come terminerà questa incredibile avventura, vi consigliamo di leggere Ale e Rovere di Daniele Zovi, Il fantastico viaggio degli alberi.
Bene. Ed ora, dottor Book, tic 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 tac, è arrivato il momento del nostro servizio. E allora, un po' qui, un po' là, che sorpresa ci sarà! L'asino dell'Ariosto. Ma uno si domanda come si fa a dare dell'asino all'Ariosto, che è stato proprio il grande autore dell'Orlando Furioso e non solo. Ebbene, c'è qualcuno che l'ha fatto, ci spieghiamo un po' l'arcano. L'asino dell'Ariosto altro non è che una serie di campi estivi dedicati ai ragazzi fino ai 12-13 anni, organizzati proprio dall'asineria di Reggio Emilia. E il protagonista, il possessore di tutti questi asini, nonché il gestore illuminato, è proprio Massimo Montanari. Ciao Massimo, buongiorno. Benvenuti alla buongiorno nostra trasmissione. Allora, partiamo un po' da questi campi che vengono svolti in un bellissimo parco di cui parleremo tra poco, il cosiddetto Mauriziano, il parco degli asinelli come sottotitolo effettivo. Allora, che cosa imparano i ragazzi durante questi campi estivi? Guarda, innanzitutto imparano a stare insieme e a socializzare, perché l'utilizzo dell'asino come mezzo, diciamo, di collegamento tra i vari bambini, i vari partecipanti a questi campi, crea un'esperienza di relazione molto profonda. E il ribaltamento concettuale è quello che l'asino è oltre l'ippogrifo, cioè l'Ariosto aveva scritto questo poema straordinario dove l'ippogrifo volava e arrivava sulla luna, ma in realtà l'asino va anche oltre. Che è un animale che, se vogliamo, è dal punto di vista epidermico sempre stato insieme all'uomo, ha sempre camminato insieme all'uomo ed è sempre stato simbolo di pace. Quindi l'asino è portatore di pace, di bellezza, è a fianco dell'uomo come compagno di lavoro, come aiuto nei lavori agricoli. Insomma, è la storia dell'umanità, una storia, se vogliamo, anche umile, ma è ricca di contenuti. Per cui per noi l'asino è proprio quel mezzo, se così sì, utilizziamo questa parola, tanto per farci capire, che porta i bambini a capire in un modo diverso il mondo che gli sta intorno. Ma soprattutto perché l'asino è un animale riflessivo e quindi è un animale lento, è un animale che pondera, e i bambini di oggi hanno bisogno di questo. C'è troppa fretta in tutti i loro, diciamo, appuntamenti settimanali, la frenesia della vita che li prende dalla scuola al dopo scuola con tanti impegni. I bambini di oggi vivono una vita molto frenetica in cui spesso il fermarsi e rallentare il passo è un concetto sconosciuto. Per cui attraverso l'utilizzo dell'asino come mediatore di questo concetto, questo modo di vedere le cose, i bambini riescono a capire che rallentando si conoscono meglio le cose, si capiscono meglio, ma soprattutto si riflette di più. E quindi cerchiamo di portare i bambini a riflettere, legando soprattutto tutto questo, che a nostro avviso è molto importante, all'amore per la natura, per il territorio e per il paesaggio. E proprio per questo noi lavoriamo vicino a casa, cioè portiamo soprattutto i bambini della città e i bambini dei quartieri a fare questo tipo di esperienze, perché siamo consapevoli che dall'amore del proprio territorio, l'amore per le cose che ci stanno intorno, possono crescere e diventare adulti sicuramente molto più consapevoli. Allora, vedevo dei bambini che praticamente erano impegnati nel strigliare proprio gli asini, li cavalcano anche qualche volta, li danno da mangiare, giocano, sono veramente nel vero senso dei bambini sereni. A proposito, quanti asini hai? Quanti asini hai nella tua asineria? Allora, adesso qui a Reggio Emilia, Ma adesso 20, perché noi siamo anche un po' un ricovero di anime perse, nel senso che quando ci sono delle persone anziane che non riescono più a tenere il proprio asino, lo danno a noi e noi portiamo avanti questo asino finché vita vorrà. L'asino è legato molto anche alle persone anziane, perché fa parte di una cultura contadina che ancora in Italia non è scomparsa, ma anzi, le nostre vaste aree agricole delle varie regioni italiane hanno ancora nell'asino, insomma, un punto di riferimento. Per cui persone anziane che hanno lavorato una vita in campagna hanno sempre avuto l'asino. Allora succede che ogni tanto, insomma, queste persone, per vari motivi, insomma, di età, di salute, non riescono più a tenerli. Per cui siamo già arrivati a 20, ma insomma adesso abbiamo cercato di far capire che sarebbe ora di chiudere la sala cinesca della stalla. Abbiamo detto l'asino dell'Ariosto, perché lo chiamiamo così? Intanto, dove ci troviamo, Massimo? Guarda, questo bellissimo posto. Sì, siamo alle porte di Reggio Emilia, in realtà a 2 chilometri dal centro cittadino. Questo è il parco del Mauriziano, che è all'interno di un'area verde
che si può essere considerata la periferia della città, le zone perurbane, quelle famose aree adesso che intorno alle nostre città stanno diventando di grande interesse, perché ai margini delle nostre città italiane sta succedendo questa rinaturalizzazione molto molto interessante, perché i luoghi abbandonati al confine tra le ultime case, inizio della campagna, stanno ridiventando luoghi della natura, stanno ritornando le siepi, stanno ritornando tratti di boschi e di foreste, per cui tutto questo crea, diciamo, un ambiente naturalistico molto interessante, quindi ovviamente è il nostro teatro di movimento. Noi siamo dei teatranti della natura, quindi noi cerchiamo di creare delle sceneggiate per far innamorare i bambini delle piante e della bellezza di questo mondo, che io sono convinto che sia ancora molto bello. Ecco, come nasce l'idea dell'asineria? Hai sempre avuto questa passione quando eri giovane? Oppure eri dedicato a qualcos'altro? No, guarda, la mia professione è sempre stata quella di essere guida ambientale escursionistica, quindi questa figura professionale che adesso in Italia, insomma, è molto, molto seguita da tantissimi turisti, perché le guide ambientali accompagnano in vacanze, diciamo, verdi, a piedi, in vacanze a contatto con la natura. E guarda, è stato un incontro casuale, come penso sia spesso nella vita, le cose più semplici e più belle. Passando a piedi con un gruppo di clienti che stavo accompagnando, c'era un mio amico in montagna che aveva comprato due asini per pulire il bosco. Mi ha dato la corda, dice: portameli un po' in giro perché stanno ingrassando. Sono venuti con me. Invece dei turisti che gli asini. Me li sono portati sette giorni con questo gruppo di turisti, cioè io me ne sono innamorato subito, perché ho capito, ho guardato l'asino dal punto di vista, diciamo, della guida, ho visto come camminava, ho detto, io era 15 anni allora che facevo questo mestiere, oggi sono un po' di più, però l'asino mi ha fatto vedere come si cammina, cioè mi ha fatto capire la bellezza della lentezza, dell'andare piano, del ponderare, dell'osservare. Quindi guarda, questo è un grande insegnamento, l'asino ha questa capacità, secondo me, di insegnare alle persone di guardarsi intorno e forse anche di guardarsi dentro. Ecco, questo è molto importante ed è estremamente importante anche questo nell'età evolutiva del bambino. Come abbiamo detto prima, finalmente i bambini, li abbiamo visti adesso, sono sereni e riescono a capire qual è la bellezza del tempo che stanno trascorrendo, che non torna più dopo, certo. Diciamolo pure. Sì, poi cioè, guarda, io credo che dal punto di vista anche educativo, per noi educatori, insomma tutti noi che lavoriamo nell'interesse, diciamo, di creare delle nuove generazioni che siano sensibili, consapevoli e che siano di vedute veramente molto belle e intense, queste esperienze creano, secondo me, una positività molto interna, interiore, cioè la relazione, la capacità che hanno gli asini di creare con i bambini creano un lavoro veramente molto intenso, e lo si vede proprio durante le nostre attività, cioè i bambini vanno a casa proprio sereni, cioè il sorriso di un bambino sereno è stampato in faccia, non è una maschera, proprio è la verità. E i genitori cosa dicono? I genitori sono contenti, ce li affidano volentieri. Noi poi adesso, oltre ai campi estivi giornalieri, facciamo dei viaggi, ecco, più lunghi, perché ecco, noi stiamo, diciamo, via... parliamo anche dei viaggi più lunghi. Che cosa succede durante questi viaggi? Succede che noi stiamo via 8 giorni, quindi facciamo circa un centinaio di chilometri a piedi durante la settimana. I bambini non cavalcano l'asino, lo portano, e l'asino carica le tende, un po' di vettovaglie, giusto per alleggerire un po' gli zaini dei bambini. E qui nell'Appennino c'è spazio? Sì, noi partiamo dalla città di Reggio Emilia, qui dalle nostre zone, poi attraversiamo l'Appennino, spesso arriviamo anche al Mar Tirreno, quindi sono anche addirittura riuscite 9 giorni, bellissimo, più o meno 20 km al giorno, 15, insomma, per bambini un po' allenati, un po' allenati, ecco. Sì, sì. E questi bambini che sono, tu dici che sono bambini allenati, ma questi bambini che sono abituati un po' alla vita comoda, dai primi tempi, come reagiscono? Dormire in tenda, camminare tanto, avere un certo tipo di alimentazione? Ma guarda, dalla mia esperienza dico che i bambini grossi problemi non ne hanno mai, perché hanno questa capacità di adattarsi, i bambini molto, molto veloce. I bambini hanno bisogno di stare con i bambini, di fare esperienze con i bambini e di essere anche un po' lasciati liberi nel loro contesto di naturalità. In mezzo alla natura il bambino crea un percorso molto molto più libero, perché innanzitutto non ci sono freni inibitori, che sono quelli dello stare attento a non sporcarti, stai attento che è pericolo. I bambini sono come delle piccole piante che noi dobbiamo cercare un pochino di dargli un sostegno, no? E quando sono giovani, e quindi hanno bisogno di consigli, ma hanno bisogno anche di essere lasciati andare ai venti che tirano da tutte le parti, insomma, no? E quindi nel camminare a piedi c'è la bellezza della difficoltà.
questo lo dico con grande convinzione, e la difficoltà aiuta a diventare più forti, le difficoltà aiutano a superare degli ostacoli, e in questo l'asino veramente è un professore straordinario, perché davanti a un ostacolo l'asino si ferma. Esatto. L'asino non ha fretta, è capace di stare fermo anche un bel po' di minuti. Ecco, io mi ricordo che negli Alpini, tra parentesi, c'era un mio conduttore asini che aveva, c'era un burrone, lui stava scivolando, si è aggrappato all'asino, in pratica l'asino è rimasto fermo, cioè l'ha salvato. Quelli poi tra l'altro sono muli, quelli degli alpini, quindi sono anche più grossi. E... sono sì, alti sì. Ma sono animali così, per cui per lavorare con gli animali crea anche questa dimensione, secondo me, anche di allargare un po' gli orizzonti, no? Anche dei bambini. Quindi abbiamo dei bambini bravissimi. Allora, si guardano le nuvole, si guarda la natura e ti viene voglia di scrivere, naturalmente. Ah, tu sì. Sappiamo che sei un autore di filastrocche, sì, principalmente. Anche. Ti dico semplicemente una che abbiamo citato, Fiorella l'asinella, tanto per restare in tema, che legge libri a catinella. Certo. E come ti è venuta questa passione? Anche io ho detto osservando, vivendo della natura, perché... ma c'è qualcos'altro? Perché come scrivo nei miei libri, l'asino è come il libro, è lento e fa pensare, quindi per me sono due strumenti uguali, quindi unire asini e libri per me era assolutamente una cosa che si doveva fare, perché nel linguaggio dell'asino ho ritrovato la stessa bellezza del linguaggio dei libri, cioè questo poter pensare, perché la bellezza del libro, come dico sempre ai bambini, è che basta un dito per tornare indietro di una pagina e rivivi l'emozione di quello che hai appena letto, e quindi è una dimensione secondo me bellissima, e mi ritrovo spesso nell'asino, insomma, quindi sono due elementi di formazione culturale che vanno molto benissimo. Possiamo dire anche che l'asino potrebbe essere, e la lettura, un antidoto alla velocità, allo stress, un antidoto a questa vita che qualche volta non è naturale. Sì, io credo che l'asino, se sappiamo leggere il suo linguaggio, il suo comportamento, ci dà una soluzione secondo me interessante. Adesso è una parola che è stata anche lanciata da un po' di anni, la famosa decrescita felice, ma in realtà l'asino la fa da 7.000 anni questa decrescita felice, quindi da quando l'uomo ha cominciato a utilizzarlo nel deserto della Nubia, risalendo poi il Nilo e arrivando poi in Mesopotamia, insomma, da dove l'asino poi ha colonizzato tutti i territori, voglio dire, l'asino lo ha sempre fatto, quindi... Quindi è stato sempre così. Benissimo, adesso signori e signori, cosa facciamo? Vediamo questi bambini, sellano l'asino, esatto, e andiamo pian piano. Andiamo a fare una passeggiata. Andiamo a fare una piccola passeggiata e vediamo che cosa succede. Dai, vediamo. In questa bellissima foresta mauriziana. Esatto. D'accordo? Va bene. Va bene, dai. Ecco, amici ed amiche, siamo tornati appunto con voi. Dopo lo splendido servizio su questi animali umili, semplici, ma estremamente forti, che sono appunto gli asini, ed estremamente intelligenti, come abbiamo visto, grazie all'asineria di Massimo Montanari e di Eugenia Dall'Aglio anche. E allora, Miss Page, lei lo sapeva, l'ho già detto in trasmissione, l'ho già detto nel servizio, che Massimo Montanari, oltre a essere una guida naturalistica, e in questo caso anche un allevatore, diciamo così, di asini, più che un allevatore, veramente ha degli amici asini, nel vero senso della parola, è anche uno scrittore. E ha scritto, guarda un po', una filastrocca tra le tante che ha prodotto, che si intitola Asino, chi legge? Fiorella l'asinella legge libri a catinella. Le esce un fiore dalla bocca, le esce fuori la filastrocca. Legge sempre in ogni posto, da settembre ad agosto. Porta un libro ovunque va, legge storie in quantità. Nel cortile, nella stalla, il libro è come una farfalla. Vola alto, vola via, nel cielo della fantasia. Quando pascola sui monti, mangia storie e racconti. Con la cacca poi concima, la storiella con la rima. E vagando fra le erbette, masticando paginette. Tutti i libri digerisce e una pagina fiorisce. Tanti libri ha nella mente e per questo è intelligente. E chi legge sappia pure, non farà brutte figure. E Fiorella questo sa, raglia e legge a volo. Ta! E appunto questo era Fiorella, l'asinella, asino, chi legge, appunto tratto da Filastrocche albicocche di Massimo Montanari.
E dottor Book, scusi, allora se io le do dell'asino, lei non si deve assolutamente offendere. Ah, no, assolutamente, io non mi devo offendere, perché è anche un buon carattere, insomma, certo, da questo punto di vista, nel vero senso della parola. Ecco, quindi non bisogna offendersi, anche perché si viene paragonati da con un animale che è estremamente gentile, estremamente servizievole e ci dà una certa sicurezza. Quindi, se lei è un'asina, anche possiamo dire ma che... scusi, dottor, no, l'ha detto lei. Ma l'ha detto lei, non bisogna inalberarsi, magari, scusi, Solimano. Dottor Book, non voglio sentire altro, però prima di terminare la nostra puntata direi che... Esattamente, invece sì, deve sentire qualcos'altro, perché questa volta nell'ultimo libro che presentiamo per questo appuntamento non parleremo di asini, ma bensì di un coniglio che è un po' in crisi di identità. Si trova praticamente, non sa dove andare, non sa chi è, non sa che cosa mangiare. Soprattutto non sa a che cosa servono le sue grosse zampone. Ebbene, lo scopriremo tra qualche istante. Ben non sapeva chi era. Sono una scimmia, chiese. Sono un koala. Sono un porco spino. Ben non sapeva dove andare a vivere. Dovrei vivere in una caverna, chiese. Dovrei vivere in un nido. Dovrei vivere su una ragnatela. Ben non sapeva cosa mangiare. Dovrei mangiare pesce. Dovrei mangiare patate. Dovrei mangiare vermi. Ben non sapeva perché i suoi piedi fossero così grandi. Servono forse per fare sci d'acqua, chiese. Sono delle poltrone per i topi? Servono per ripararsi dalla pioggia? Ben vide gli uccelli sugli alberi e decise che avrebbe vissuto su un albero. Ben vide gli scoiattoli che mangiavano ghiande e decise che avrebbe mangiato ghiande. Ma non sapeva ancora perché i suoi piedi fossero così grandi. Un giorno si scatenò un panico terribile nella foresta. Tutti i conigli si riunirono sotto l'albero di Ben. Devi scendere subito, Ben! Sta arrivando Lenny! E chi è Lenny? Domandò Ben. I conigli erano troppo agitati per rispondere. Si sparpagliarono nel prato e svanirono dentro le loro tane. Ben rimase sul suo albero a sgranocchiarsi un'altra ghianda e a chiedersi perché i suoi piedi fossero così grandi. Lenny strisciò fuori dai cespugli. Aveva denti affilati come cocci di vetro e lo sguardo veloce come la saetta. Lenny si aggirava furtivo tra i cespugli, ma non riusciva a vedere nessun coniglio. Lenny sollevò lo sguardo. Ben lo salutò con la mano. Lenny iniziò ad arrampicarsi sull'albero. Gli altri conigli si affacciarono dalle tane per guardare e tremarono. «Ciao!» disse Ben a Lenny. «Sei un tasso?» «Sei un elefante?» «Sei un ornitorinco?» Lenny si avvicinò pericolosamente. «No, amico mio, io sono una donnola!» «Beh, vivi in uno stagno?» domandò Ben. «Vivi in una diga? Vivi in una cuccia?» Lenny, sempre strisciando, si avvicinò ancora di più. No, amico mio, vivo nell'angolo più oscuro della foresta. Mangi cavoli? Chiese Ben. Mangi insetti? Mangi frutta? Lenny si alzò e si mise proprio di fronte a Ben. No, amico mio, disse con voce stridula. Io mangio... Lo saprete leggendo Sei un eroe Ben di John Blake ed Alex Schaeffer. Ed ora, dottor Book, sì? tic-tac, anche il nostro appuntamento estivo. E dove siamo oggi, dottor Book? Siamo alla Mauriziana, né più né meno che una piccola foresta e un piccolo bosco alle porte di Reggio Emilia. Ci siamo divertiti in questa puntata, veramente. È stata una bella puntata estiva, nel vero senso della parola. Vi ricordiamo e vi sollecitiamo a vedere e a visitare Reggio Emilia e tutte le sue bellezze, e alla fine non ci resta che... E qui finisce. Questo libretto. Finisce quello. Che abbiamo letto. Non più parole. E illustrazioni. Non più racconti. E conclusioni. Ma tanti libri. Resta da leggere. Sono centinaia. Anzi, diciamo. Sono migliaia. Leggi alla sera. Leggi al mattino. Sul tuo balcone. O nel giardino. Leggi col sole. O quando piove. Vecchie parole. O storie nuove. Ma è meglio leggere. In compagnia. Tu la tua frase. Ed io la mia. Un altro metodo. Miglior non c'è. Tu leggi a me. Io leggo a te.
alla prossima!